Amen, amen, voglio accomodarvi, grazie a Dio per questo momento, per questa serata, per i bambini, per la nostra straordinaria corale filo d'argento e ogni anno che passa ci saranno più candidati, l'anno prossimo ce ne saranno di più a cantare qui e credo che anche il pastore Renato sicuramente starà vedendo. Eh, eh, I video e quindi si allegrerà per quello che, che i, i fratelli, grazie a Dio, nonostante sia lui che ha avuto questo problema, sono riusciti a portare a termine anche con la partecipazione straordinaria del nostro fratello Pasquale. Amen. Amen. Grazie a Dio. Grazie a Dio perché stasera abbiamo pure tanti giovani in mezzo a noi, Dio vi benedica ed è una cosa straordinaria: il 31. Il 31 dicembre vedete dei giovani in una chiesa se non è miracolo, questo che cos'è? Cioè, il 31 dicembre, 31 dicembre, mentre tutti quanti sono già storditi a quest'ora, abbiamo grazie a Dio dei giovani meravigliosi che sono qui per ascoltare la parola di Dio e Dio vi benedica in un modo straordinario, gloria a Dio, anche perché Dio è colui che tiene nelle sue mani, la nostra vita ed è colui che ci conduce. In questi giorni c'è una parola, auguri, benedizione, prosperità, a Dio di abbondo, Dio di abbondo, a te e famiglia, a te di più, e a te di più, e a te di più. Insomma, se potessimo eh, riassumere in una sola parola tutto quello che sta succedendo sarebbe aggiunta, aggiunta, no? nel senso che ognuno dice. Deve essere aggiunta una benedizione alla tua vita, tanta salute, insomma, devi scoppiare di salute. <ride> Tant, tanto benessere, tanta prosperità, tanta felicità, insomma, aggiunta, 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 e, e logicamente cresciamo, cresciamo in, un, in una società dove pensiamo che, che, che se non abbiamo queste aggiunte, eh, insomma, qualcosa no, non funziona. E allora la gente appena ha qualcosa, ad esempio immaginate una, una, una persona che non ha, non ha un euro o riesce a fine mese ad arrivare a un certo punto, che so, gli danno 100.000 euro, lui incomincia a pensare e adesso questi 500.000 euro li devo fare aumentare, prosperare, trafficare e quindi bisogna aggiungere, aggiungere e nessuno è mai contento di quello, di quello che ha. Ma noi veramente pensiamo che avere di più sia meglio di essere di più? Quello che invece il Signore vuole nella nostra vita è che possiamo, che possiamo crescere. Vedete, quest'anno che è passato avrà avuto le cose felici e le cose infelici, le gioie e i dolori, la salute e la malattia. Però come dice la Bibbia dice una cosa particolare, dice che tutte le cose, tutte le cose coprono al bene di quelli che amano il Signore. Quindi tutto è servito. Pure le cose che a noi insomma ci hanno fatto male, le cose che ci sono dispiaciute, tutto è servito. E quindi noi però dobbiamo avere a che fare con questa aggiunta. Che cos'è l'aggiunta? Che cosa si può aggiungere alla tua vita? Che cosa vorresti che fosse aggiunto alla tua vita? Il tipo materialista subito pensa, ci sono un po' di soldi in più o un po' di salute in più, insomma ognuno vuole aggiungere qualcosa. Però stranamente, al di là degli auguri che, insomma, che non costano niente a nessuno, Dio ti benedica, prosperità, salute, eh? non costa niente a nessuno un messaggino, non, non più di questo. Quello che invece noi dobbiamo capire, visto che noi siamo diventati più saggi perché è passato un anno, siamo diventati più saggi quest'anno o no, no? No, non è servito a niente quest'anno. Allora, siamo maturati o siamo malciti? Allora se siamo siamo diventati più saggi e quindi cominciamo a capire che alcune cose importanti, ad esempio noi che siamo gente della Bibbia, siamo gente spirituale, cominciamo a capire ad esempio che la Bibbia dice che noi eh, possiamo avere delle cose in aggiunta tramite delle perdite. Come è possibile questa cosa? Come è possibile? Noi possiamo avere delle aggiunte per mezzo di una via che è la via della, della perdita. Eh, Gesù stesso ha detto, voi volete essere aggiunti, volete portare più frutto, molto frutto, tanto frutto? Sì, che cosa dovete fare? Dovete essere potati perché, dice a chi porta frutto, il Signore ci toglie le foglie affinché possiamo portare più frutto. Quindi, come vedete, l'aggiunta molte volte è fatta di foglie. Una delle storie più esemplari, una testimonianza particolare, è quella del, eh, del fondatore degli iPhone, degli iPad, no? Steve Jobs, il quale quando stava, ha capito che la sua malattia lo voltava alla morte, ha vissuto nel modo più semplice possibile. Alla sua stessa famiglia, lui ha insegnato le cose più semplici possibili, lui è diventato proprio, oggi si chiama minimalista, nel senso le cose essenziali, niente di più di quello che serviva. E allora le cose di Dio, fratelli cari, che riguardano pure tutti quanti noi, Significa che ci sono delle cose che noi possiamo aggiungere, ad esempio l'Apostolo Pietro dice uh, voi dovete aggiungere alla vostra fede, vedete dovete aggiungere, vi dovete mettere ogni impegno, aggiungete alla fede la virtù, alla virtù aggiungete la conoscenza, alla conoscenza aggiungete l'autocontrollo, insomma sono delle cose che possiamo fare noi, dobbiamo aggiungere. Poi ci sono altre cose che noi non possiamo fare. Noi non possiamo fare. Ad esempio, uh, quale, quale, persona, quale persona può aggiungere un solo centimetro alla sua statura? Chi è il più basso tra di noi qui oggi? Eh? E, e, e quanti desidererebbero, dice, ma io mi metto i sette centimetri nella scarpa, mi alzo il tallone. Sì, ma poi la sera li togli. Eh? E, e alla fine non siamo artificiali. Noi possiamo soltanto fingere di essere più alti, ma, ma, non, lo siamo, ma non lo siamo. Chi di voi può aggiungere un'ora sola alla propria vita? Ci sono delle aggiunte che non dipendono da noi, ci sono cose che noi dobbiamo fare, altre cose che noi non riusciremo a fare mai. Gesù dice: Chi di voi può con la propria ansietà aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Siamo disarmati quindi significa che noi dobbiamo chiedere a Dio, Signore: vuoi aggiungere alla vita mia? e Dio ci dirà: Io voglio insegnarti che l'aggiunta viene attraverso un processo che io, nel quale io ti voglio, ti voglio portare. <coughs> Ad esempio. Dice, dice a Gesù a Pietro, dice eh, in verità io vi dico che nessuno di voi che abbia lasciato casa, fratelli, sorelle, madre, padre, figli, campi a causa mia e a causa del Vangelo. Il quale ora in questo tempo non ne diceva cento volte tanto. Case, fratelli, sorelle, madre, figli, campi insieme a persecuzione nel secolo a venire la vita eterna. Quello che vedete è che Gesù dice che anche se sembra che noi perdiamo delle cose, in realtà noi ne riceviamo cento volte in più, oltre a questo noi siamo destinati alla vita eterna. Quindi significa che ci sono delle aggiunte che Dio ci fa fare per mezzo del cammino della perdita. Sembra un controsenso, una contraddizione, ma è una legge spirituale. E, e fa parte di quei principi di saggezza che la Bibbia dice che la sapienza di Dio è pazzia per gli uomini e viceversa. Sono delle cose che noi non riusciremo a comprendere in nessun modo. Addirittura Giovanni Battista disse conviene che io diminuisca e che lui cresca. In ogni modo, se noi vogliamo una pienezza dentro di noi, dobbiamo svuotarci di ciò che noi siamo affinché lo Spirito di Dio possa, divorare, possa dimorare in ognuno di noi. Quindi dobbiamo imparare, fratelli cari, a liberarci dalle cose che sono eccessive nella nostra vita. Molti di noi tante volte siamo malati di stress. Che cos'è lo stress? È la dannazione. È il pensiero ossessivo di poter ottenere qualcosa che non riusciamo ad ottenere. Oppure lo sforzo profuso per ottenere una cosa che non è nelle nostre possibilità. E questa cosa ci stressa, ci affatica, ci toglie il sonno. Noi non dormiamo, non riposiamo, non pensiamo ad altra cosa. E tutto questo ci toglie la salute. Improvvisamente noi ci troviamo KO. Ci troviamo stesi e diciamo: Come è successo? È successo che non, avevamo, non abbiamo voluto perdere quello che il Signore ci voleva far perdere per aggiungere salute alla vita nostra. Molte volte, per aggiungere salute, dobbiamo perdere le ansietà, dobbiamo perdere le sollecitudini, dobbiamo perdere lo stress nella vita di, di ognuno di noi. Gloria a Dio. E soprattutto dobbiamo far cadere. I, I progetti, i pesi, tutto quello che, che non ci ha dato Dio. A volte sembra che noi dobbiamo dimostrare sempre qualcosa a qualcuno e fino a che vivremo con questa schiavitù noi non avremo mai aggiunte nella nostra vita ma avremo sempre perdite perché noi tutto quello che faremo lo faremo in funzione degli uomini ma pure le nostre stesse aspettative a volte chissà a chi ci crediamo e diciamo io devo avere una visione io devo raggiungere gli scopi è il pensiero moderno che ci insegna sta cosa io devo essere forte devo avere, focalizzare devo continuare ma chi ce la dà a noi sta garanzia che abbiamo forza e soprattutto che abbiamo il futuro perché la Bibbia dice che se l'eterno non edifica inutilmente si affatica il costruttore è tempo nel quale noi dobbiamo dire, Signore, io voglio che Tu possa aggiungere la vita mia, io voglio pure lasciar perdere i miei programmi, le mie ambizioni, i miei sogni, perché io ho dei sogni, la Bibbia mi aiuta a cantare, Signore, i sogni miei, i sogni miei, ma chi te l'ha detto che questi sogni si devono realizzare per forza? Ma sono veramente i sogni di Dio o sono i sogni Tuoi? Abbiamo capricci, abbiamo desideri, abbiamo inclinazioni, vorremmo stare dove noi non dobbiamo stare, vorremmo fare ciò che noi non dobbiamo fare, ma rivestiamo tutti, tutto questo con il sogno di Dio. I sogni di Dio sono delle opere nelle quali Lui ci conduce, pure quando noi a volte non ci vogliamo neanche andare, ma Dio è colui che ci porta nelle sue vie. Dio apre e chiude davanti a noi perché Egli è colui che ci conduce. Quindi io vorrei l'aggiunta di Dio e non vorrei preoccuparmi di perdere qualcosa, perché nella vita, fratelli cari, noi molte cose le perderemo. Perderemo cose che ci fa bene perdere, altre cose che ci dispiace perdere, ma è la vita, è la vita, ci dobbiamo abituare a questo. Ma Dio sempre aggiungerà qualcosa alla vita di ognuno di noi, Dio sempre farà qualcosa di, di straordinario. Allora l'unico che veramente può aggiungere delle cose alla nostra vita e alla nostra Chiesa, perché io vorrei parlare stasera della nostra Chiesa e dire Signore grazie per questa famiglia che pur stasera si è riunito, ha preferito essere qui assieme. Sicuramente saremmo stati più comodi in altre occasioni, sicuramente avremmo pure mangiato meglio, anche se si è mangiato benissimo stasera, sicuramente avremmo avuto forse più divertimento, forse. Ma non avremmo avuto quello che in questo momento il Signore vuole dare, aggiunge una benedizione alla vita di ognuno di noi. Gloria a Dio. E allora una cosa che, che vedevo, ad esempio, parlando dell'aggiunta, la, la prima cosa che vediamo nella Bibbia nasce un figlio a, a, a Giacobbe. Ed egli sapete come lo, lo chiama? Lo chiama Giuseppe. Giuseppe significa Dio aggiunge. Dio aggiunge. E allora questa. Questa benedizione di Giuseppe, noi dovremmo farla propria per ognuno di noi e capire come facciamo ad avere la benedizione di Giuseppe, cioè come fa Dio ad aggiungere benedizione alla nostra vita, facendo le cose che faceva Giuseppe. Giuseppe era un uomo così benedetto che dovunque andava, lui faceva prosperare. Quando stava a casa del padre, lui andava bene. Quando è stato venduto, è diventato uno schiavo, le cose andavano bene. È stato nella casa di Potifa ed ha fatto prosperare ogni cosa. È stato nel carcere ed è stato benedetto, ha fatto prosperare pure la prigione. È andato nel palazzo del faraone ed è diventato il vice re d'Egitto. Ora qualcuno dice: Ma che bella benedizione la voglio pure io, però devi fare pure le cose che Giuseppe ha fatto perché in una delle parole che abbiamo ascoltato di Gesù, dice: voi, voi avrete fratelli, sorelle, madre assieme alle persecuzioni. Perché le persecuzioni molte volte sono quelle che aggiungono alla nostra vita, perché ci liberano da tutte le false motivazioni. Molti che, 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 che seguono il Signore in tempi di. di, di di superficialità, appena arriva la persecuzione sono quelli che si tirano indietro, sono persone che fanno un passo indietro. E allora Dio ci deve aiutare a avere la benedizione di Giuseppe, il quale era capace in tutte le cose a poter rinunciare a quello che, che lui aveva. Ad esempio, fratelli cari, il lavoro, il lavoro per molti di noi è un nemico. Il lavoro per molti di noi è una cosa che bisogna fare, ma Giuseppe ha fatto del lavoro il suo trampolino di lancio, la sua testimonianza e mentre lui lavorava, che Dio lo usava potentemente, non dobbiamo disprezzare il lavoro che Dio ci ha dato perché c'è gente che veramente desidera il lavoro e il lavoro non ce l'ha. Eppure molti cristiani sono quelli che verso il lavoro hanno... Un sentimento di contrasto dicendo è un nemico del è un nemico dell'anima mia il lavoro, mentre invece è l'opportunità che Dio ci dà per farci conoscere. È l'opportunità che Dio ci dà, dove noi non possiamo testimoniare solo con le parole, ma che la gente possa osservare i fatti, la nostra professionalità, la nostra capacità, il nostro zelo, il nostro onorare i nostri padroni, le persone che la Bibbia dice onorate i vostri padroni e dei quali tutti i cristiani stessi pregano per poter scappare. Non avremo aggiunte nella nostra vita, fratelli cari, se noi non abbiamo delle perdite nel nostro carattere. E eh, dice, ma io vorrei avere. Eh, pure Abramo mi ha detto no, io vorrei la pensione a 7 anni, anni, già vuole la pensione questo qui, non ha mai lavorato in vita sua già vuole la pensione <ride> non ti vergognare è una cosa buona che vuole già la pensione <ride> ma dobbiamo fratelli cari capire che, che Dio ci ha dato delle opportunità a tutti quanti noi siamo la luce del mondo, dove? sul lavoro, siamo il sale della terra dove? quando siamo sotto pressione siate sottomessi ai vostri padroni, non a quelli che vi aumentano lo stipendio tutta la settimana ma pure a quelli che sono difficili pure a quelli che si prendono gli assegni familiari. Siate sottomessi, amate. E, e, e il cristianesimo è una cosa difficile, ma per questo noi siamo stati chiamati ad essere cristiani. Se era facile, rimanevamo quello che, eh, che, che eravamo prima. Ma abbiamo deciso di accettare questa sfida e di seguire il Signore. Il Signore vuole la benedizione di Giuseppe, allora fai come Giuseppe. Lavora e fai prosperare le cose che sono nelle tue mani e la gente si chiederà ma come fa questo? Non diventerai fortunato, non diventerai una persona che dipende dalle circostanze, ma le creerai tu le circostanze con l'intelletto, l'intelligenza, con i doni, le capacità, le opportunità che Dio ti darà perché Egli aggiunge alla vita di quelli che lo vogliono servire con la benedizione di Giuseppe. Giuseppe faceva un'altra cosa quando entrava nel calcio e non si lamentava ma tutto quello che poteva fare è andato nella casa di Potifar è stato tentato da questa donna e lui ha resistito alla tentazione la benedizione viene quando noi siamo capaci di rinunciare all'attrazione carnale alle attrazioni che molte volte spingono i molti alla fornicazione o all'adulterio a ogni tipo di impurità sessuale l'aggiunta di Dio. E quando noi rinunciamo a quelle che sono le naturali inclinazioni fisiche e corporali. Gloria a Dio. Ma un'altra cosa che faceva Giuseppe: lui si trovava nel calcio e lì ci stava il coppiere, il panettiere, ci stavano gli altri, gli altri schiavi, gli altri prigionieri, gli altri condannati. E lui non faceva riguardi di persone, lui era amico di tutti. Non puoi pensare alle cose grandi per la tua vita, ma io ci vorrei una conoscenza. Tu non puoi arrivare al Faraone se prima non aiuti il coppiere del panettiere. Non puoi arrivare alle grandi cose, ai grandi palazzi se non passi per le grandi prigioni. Perché Dio sta formando il tuo cuore, sta formando la tua vita, Dio sta aggiungendo. Alla vita tua, il suo carattere, le sue capacità, Dio può aggiungere alla tua vita con la benedizione di Giuseppe. E a un certo punto, Giuseppe si è trovato nel palazzo reale a spiegare delle cose straordinarie perché Dio gli ha dato saggezza, perché Dio gli ha dato rivelazione. Perché se tu ubbidisci, Dio ti porta a una sapienza straordinaria, e con quella sapienza lui è riuscito a. A governare l'Egitto avendo questa straordinaria idea, venuta da un sogno, da una visione di sette vacche grasse e sette vacche magre di questi sette anni di carestia e di abbondanza, e per mezzo dei quali essi fu, egli fu costituito viceré d'Egitto. La benedizione di Giuseppe ti porterà in alto perché Dio ti aggiunge, ma tu non ti sentirai un esaltato. Tu ti ricorderai di tutto il cammino che il Signore ti ha fatto fare e darai gloria al Suo nome. Allora Dio vuole aggiungere la tua vita con la benedizione di Giuseppe, ma Dio vuole anche aggiungere alla tua vita tutto quello che tu non gli chiedi. Com'è bello sentire nella parola di Dio: cercate prima il Regno di Dio, e vi sarà dato in aggiunto che cosa? Vi saranno date in aggiunta anche le cose materiali, mentre tu non chiedi le cose materiali. Perché la giunta è per quelli che sono presi dal regno di Dio e si prodigano per l'espansione del suo regno. E allora quello che vediamo è che Gesù disse, se voi cercherete prima il regno di Dio vi sarà dato tutto, tutto quello di cui avete bisogno. Ve lo ricordate a Salomone? Salomone disse, Signore, io, il gli disse, chiedimi quello che vuoi. Chiedimi quello che vuoi, ora immagina di trovarti tu in questa situazione dove Dio ti dice chiedimi quello che vuoi e tu lo avrai. Subito si accenderebbero le richieste sentimentali, economiche, di salute, ma Solomone disse Signore dammi un cuore saggio per mezzo del quale io posso fare del bene al popolo tuo. Egli aveva a cuore l'opera di Dio, aveva a cuore la gente di Dio, il popolo del Signore e Dio gli disse siccome tu... Non mi hai chiesto uh, ricchezze e gloria e tante altre cose, ma mi hai chiesto un cuore saggio. Io ti darò sapienza, e oltre a questo, in aggiunta, io ti darò tutte le cose che tu non mi hai chiesto. Che bello quando Dio ti dà le cose che tu nemmeno hai chiesto, e la gente si stupisce: dice, Qual è il segreto della fede? Come hai fatto a ottenere questo? Dice, Ma io non l'ho chiesto, è Dio che me l'ha dato. È Dio che me l'ha dato. E allora l'aggiunta di Dio è quando tu preferisci le cose del regno di Dio e Dio ti darà le cose in aggiunta. Ma un'altra cosa che Dio può aggiungere, un, un giorno c'era un re che si chiamava Ezechia. E Ezechia si ammalò di una malattia grave, gravissima, e stava per morire. E addirittura Dio gli mandò la sentenza di morte. Dio gli mandò Isaia a casa che gli disse metti a posto la tua vita preparati a incontrare Dio perché te ne stai per andare la reazione di Ezechia eh, non fu la reazione del più coraggiosa e più eroica egli, egli si girò verso il muro e cominciò a piangere e piangeva dirotto talmente che piangeva Dio parlò con Isaia e disse torna indietro vada Ezechia e digli io ho visto le tue lacrime e perché ho visto le tue lacrime? Io ti aggiungerò 15 anni alla tua vita. Dio può aggiungere anni alla tua vita, alla tua salute. Gloria a Dio. Questo è quando noi confidiamo nel Signore, che delle cose straordinarie avvengono, quando noi neanche più ce aspettiamo. Ci sono dei momenti nei quali noi pronunciamo sentenze di morte. Qualche anno fa ero in ospedale con una sentenza di morte. La gente mi moriva a fianco. E pensavo che prima o poi succedeva anche a me. Ma come una fune, come una fune che scende nel mare, la parola di Dio scese con la parola di Giobbe, dove dice, io ero sprofondato, alla radice dei mondi, le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, ma tu, Signore, mi hai fatto risalire dalla fossa. E appeso a quella parola, Dio mi ha aggiunto degli anni, avete ascoltato la testimonianza di Tabita, Dio aggiunge anni, Dio aggiunge anni quando i medici dicono ma tu che stai facendo, tu dove sei morto, che ci fai qui? Cioè, Scusatemi non lo sapevo, sono venuto qua, mi sono dimenticato di morire, un po' di pazienza, perché Dio è colui che ci sostiene, Dio è colui che ci aiuta, Dio è colui che, che ci fortifica, Gloria a Dio. E allora, fratelli cari, smettiamoli di essere ipocondriasci. A volte abbiamo un dito che ci fa male, io sto morendo. Tu non morirai. Tu non morirai, gloria a Dio, fino a che tu non avrai realizzato le opere di Dio e le promesse di Dio per la tua vita. Se tu vivi per le promesse, le promesse ti renderanno, come più spesso e spesso ha detto, ti renderanno immortale. Non morirai prima di aver fatto la volontà del Signore. I tuoi giorni sono stati stabiliti dal Signore, sono stati contati da Lui, nessuno ti può prendere prima. Quello che Dio invece ha stabilito per la tua vita. Dio aggiunge anni alla vita della Chiesa, aggiunge anni ai tuoi credenti. Ma l'importante però è che noi ci chiediamo e io, questi anni, che cosa ne voglio fare? Se Dio mi aggiunge agli anni, per quale motivo me li aggiungi? Aggiunge per andare a ballare, per andare in discoteca? O Dio me li aggiunge affinché io sia un guerriero, affinché io sia un testimone, affinché io sia un vigoroso servo del Signore, affinché io non mi tiri indietro? Se Dio ci aggiunge gli anni è perché Egli ha ancora cose da fare con la nostra vita. E noi dobbiamo dire per ogni volta che Dio ci aggiunge anni, Signore, io spenderò per Te, sì, Signore, come abbiamo eh, cantato, abbiamo detto, sì, il, il vigore della giovinezza, ma pure il serene della vecchiazza. Non ci sarà un momento nel quale io non mi, non mi affiderò a Te. Dio ti parlerà in tutti i modi quando ti vuole allungare gli anni. Ero alla fine degli anni 90 che mi trovavo in un ospedale di Napoli, avevo un problema che sembrava molto più grave di quello che, che poi si è rivelato, ma è una cosa che mi ha preoccupato molto. E, e Dio ti parla in un modo strano, è uscito un infermiere, ha parlato con una persona e, e gli ha detto tu vedrai i figli dei tuoi figli. Eh, e io sentivo che quella voce era per la vita mia, che Dio parlava a me mentre parlava a quell'altra persona. E allora Dio a volte ti pare in un modo diretto, a volte in un altro modo, ma Dio aggiunge anni alla tua vita. E Dio aggiunge forza alla chiesa, gloria a Dio. Ora la Bibbia dice pure che Dio aggiunge ministeri. Quando successe il fatto di Giuda che si impiccò alla fine, questi discepoli tirarono a sorte e fu scelto Mattia, che è scritto e fu aggiunto agli apostoli, e allora. La Chiesa ha bisogno che il Signore aggiunga ministeri. Comincia, comincia a sentire una certa influenza sulla tua vita: di poter servire Dio. Comincia a pensarci che tu puoi essere un ministro di Dio, che tu puoi essere un servo del Signore perché Dio è colui che sceglie e che Dio colloca nella Chiesa. Dio sta scegliendo ministeri perché la Chiesa avrà continuazione. E la Bibbia dice che Dio ha dato i ministeri per il perfezionamento dei santi, affinché la Chiesa sia perfezionata, matura, che la Chiesa cresca. È Dio colui che aggiunge alla Chiesa i ministeri. Essi non vengono da scuole, non vengono da autoproclamazioni, non vengono da persone che si nominano, ma essi vengono dallo Spirito di Dio. E il Signore aggiunse Mattia agli apostoli. Stai attento che Dio ti chiama e dice, vieni qua, ti ho scelto per essere aggiunto a quelli che servono Dio nella Chiesa. Ti ho aggiunto per essere un, un anziano, un pastore, un, un diacono, un servo, qualunque cosa Dio ha stabilito per la tua vita. Dio aggiunge, è Dio colui che aggiunge, è guai a chi non si fa aggiungere. Guai a chi si tira indietro, è, è, è la cosa bella, è pure un'altra cosa, vedete abbiamo tutti quanti il desiderio di crescita, abbiamo il desiderio di crescita, gloria a Dio. C'è stato il, il primo annuncio che abbiamo fatto per questa serata dove solo 40 persone avevano dato, avevano dato la lesione ad essere qui stasera, alla fine abbiamo superato i 140-150 persone, perché Dio è colui che aggiunge. Dio è colui che aggiunge e io voglio vedere ogni persona che è venuta qui, non come una persona che non aveva dove andare, ma come una persona che è stata aggiunta dal Signore. E noi desideriamo che in queste acque, quest'anno che viene, ci siano tante persone aggiunte alla Chiesa perché il Signore è colui che aggiunge. Come bello, dice, quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro 3.000 persone. In un'altra occasione dice il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. E poi dice ancora una folla molto numerosa fu aggiunta al Signore. È Dio colui che aggiunge anime alla Chiesa. Noi ci dobbiamo prodigare, noi dobbiamo fare di tutto. Noi dobbiamo aprire il nostro locale, i nostri cuori, dobbiamo accogliere le persone a braccia aperte, con amore, con sentimento, facendoli sentire persone importanti, ma dobbiamo sapere alla fine che colui che aggiunge alla Chiesa è il Signore, perché se no si aggiungono a noi, si aggiungono a... a io stasera non, dove, non sapevo dove andare, ho mangiato con queste persone, eh, non lo so se alcune hanno mangiato e poi se ne sono andate, ne sono rimasti, ma eh, che cosa interessa? Che cosa interessa alla gente di noi? Ma se il Signore è colui che le aggiunge, il loro cuore viene toccato. Gloria al Signore! E un'altra cosa bella: la Bibbia dice, chiedimi e io ti darò nazione. E io voglio credere che quest'anno che viene, Dio ci darà nazione. Già grazie a Dio siamo in comunione, in collaborazione con chiese nel mondo. Ma vogliamo pregare affinché quest'anno il Signore possa aggiungere altre reti di eh, connessione, di collaborazione con altre nazioni, chiedimi e io ti darò nazioni, aggiungerò nazioni dove noi potremo andare, dove la gente può venire qui da noi. E assieme vedete la gloria di Dio manifestata. Amen. Noi vogliamo accogliere una profezia che abbiamo ricevuto 30 anni fa. Diceva, in questa Chiesa verranno da tante nazioni e da questa Chiesa partiranno per andare alle nazioni. La profezia non è finita, la storia non è finita, Dio sta giungendo ancora. E allora Signore, dacci le nazioni. Vogliamo allargare la visione, ecco, non perché vogliamo creare un'aspettativa nostra ma perché desideriamo entrare nelle opere che Dio ha preparato per noi, affinché possiamo vedere le nazioni. Molti vogliono vedere soltanto tante volte delle zone locali, molti non vogliono neanche uscire da una zona locale, eccessivamente pigri, eccessivamente ancorati, eccessivamente imprigionati, legati, ma Dio ha liberato, ha spezzato le catene affinché possiamo andare alle nazioni. Dio posa la nostra vita, Dio disse a Paolo: è troppo poco che tu sia mio servo soltanto per Israele, io farò di te la luce delle nazioni. E Dio vuole fare questo anche con la tua vita: non mettere limiti a ciò che Dio aggiunge alla vita tua. Dio, fratelli cari, ci darà nazioni e noi le vogliamo ricevere. Poi la Bibbia dice una cosa straordinaria, verso la quale, con la quale noi andiamo a terminare questa parola che dice che Dio, in Ebrei 2.4, dice Dio stesso aggiungeva, aggiungeva la sua testimonianza alla loro, in che modo consegni, prodigie, opere potenti di ogni genere con i doni dello Spirito secondo la sua volontà. Allora Dio deve aggiungere, deve aggiungere una particolare effusione di Spirito affinché la Chiesa possa riuscire a vivere nel miracoloso. Vedete abbiamo lo spirito dell'anticristo e del materialismo che ha imprigionato, soggiogato la mente di tante persone. Oggi vedete potete parlare di tutto con le persone, ma appena incominciate a parlare di Gesù la gente perde interesse. Appena incominciate a parlare di una fede militante la gente perde interesse. La fede culturale va bene, la fede estratta va bene, la fede tradizionale va bene, ma appena si... Comincia a parlare la parola di Dio, la gente viene meno e allora per questo motivo Dio manderà dal cielo lo spirito suo, aggiungerà la sua testimonianza con segni, miracoli e prodigi, dove la gente sarà convinta da una particolare effusione dello Spirito Santo che scenderà su tutta la Chiesa e si estenderà in tutto il mondo. L'ultimo risveglio sarà straordinario perché non sarà locale ma sarà mondiale. Per questo motivo il Vangelo sarà predicato a tutte le genti e allora verrà la fine. Dio aggiungerà alla Chiesa una particolare, straordinaria potenza di Spirito Santo dove nessun uomo potrà avere gloria, dove nessun uomo potrà avere meriti, ma Dio sarà glorificato e io spaderò il mio Spirito su ogni carne. I miei servi, i miei servi, i giovani, i vecchi, tutti saranno ripieni dello Spirito di Dio e saranno usati per la gloria del Signore. Gloria a Dio! Eh, fratelli cari, non dovete soltanto cantare nella corale, ma Dio vi userà per miracoli, Dio vi userà per guarigione. Gloria a Dio. E allora noi vogliamo aprirci a questo, vogliamo dire Signore, aggiungi dal cielo. Perché vedete a volte ce la invendiamo noi, la testimonianza eh, è, della, è dalla terra. I miracoli della terra non sono miracoli, ma quando Dio fa il miracolo dal cielo, quando Dio aggiunge la sua testimonianza dal cielo, è una cosa straordinaria perché Dio è colui che aggiunge. Dio è colui che sconvolge, gloria a Dio, è un'ultima pioggia, prevede lo spargimento di spirito senza precedenti. Ma è stato la Pentecoste, non è niente rispetto a quello che sarà. La Pentecoste fu a Gerusalemme, l'ultima pioggia sarà mondiale. La Pentecoste unì 120 persone, l'ultima pioggia unirà i servi e le serve, quelli che, hanno, quelli che sono scritti nel libro della vita, si sono parlati gli uni gli altri e Dio ha ascoltato una vera, profonda, sincera unità ministeriale. Dove le chiese saranno unite davvero, finirà la competizione, cadranno i campanili e finalmente il Vangelo sarà predicato a tutta la gente. E Dio aggiungeva la sua testimonianza. Il Signore aggiungeva con segni prodigi opere potenti ogni genere con doni dello spirito secondo la sua volontà. Gloria a Dio, Signore, aggiungi doni dello spirito alla nostra chiesa. Aggiungi i doni dello Spirito affinché possiamo vedere la tua gloria manifestata. Vogliamo vedere tutto questo. Gloria a Dio. E allora, come vedete, questa è l'aggiunta che noi vogliamo: l'aggiunta che viene da parte del Signore. Dice: Ma se devo perdere qualcosa, perdi, perdi qualcosa perché quello che guadagnerai è straordinario. Gesù stesso ha detto chi vuole salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà per amore mio la guadagnerà. Egli aggiungerà, e soprattutto aggiunto il tuo nome al libro della vita. Gloria al Signore. E quando un giorno tu lascerai questo corpo, gli angeli si alzeranno in piedi per applaudire. Alleluia. Quel giorno non potremo dire, non applaudireci perché il Signore a lui stesso ci applaudirà, perché egli guiderà il nostro nome davanti agli angeli e davanti a Dio. E avremo la nostra ricompensa, e soprattutto avremo un corpo nuovo, senza sciatica, tumori, eh, altre malattie. Noi saremo perfettamente sani, siamo stati creati per l'eternità e non moriremo più perché egli ha aggiunto vita alla vita di ognuno di noi. Gloria a Dio. Come è buono il Signore! Come è buono il Signore e come sono belle le cose che Lui ha preparato per ognuno di noi. Ora si sarebbe da fare una decisione da parte di tutti quanti noi e dire: Io quale tipo di aggiunta voglio alla vita mia? Voglio un'aggiunta sentimentale? Voglio un'aggiunta perché ci sono alcuni io da solo non riesco a stare e hai ragione, prega il Signore che ti dia. Ti, ti dia una persona con la quale vivere, eh, però cerca prima il regno di Dio e tutte le altre cose ti saranno non aggiunte, ma sopra aggiunte. Più di quello che tu desideri, più di quello che tu meriti, più di quello che tu comprendi è la grazia di Dio, abbondante, pesante, copiosa che ancora stasera scende sulla nostra vita. Bene, vogliamo alzarci in piedi, per favore. Gloria al Signore. E, e vorrei dirti ancora questo, Dio vuole darti la giunta di Giuseppe. La giunta di Giuseppe vuole che la vita tua possa prosperare in ogni luogo dove tu andrai. I luoghi dove tu andrai saranno luoghi a volte di successo, ma soprattutto saranno luoghi di sofferenza. Saranno luoghi dove sarai calunniato. Saranno luoghi nei quali sarai accusato ingiustamente, saranno luoghi nei quali dovrai, dovrai lavorare duramente, ma sono proprio in, è proprio in quei luoghi che Dio aggiungerà una sapienza straordinaria alla tua vita e ti darà dei doni che neanche pensavi di avere. Tu potrai interpretare i sogni delle persone. Tu potrai capire quello che c'è nella vita di una persona, potrai scoprire il loro destino e li potrai consigliare, aiutare. Perché a te non interesserà il tuo miglioramento sociale, economico, lavorativo, di carriera: a te interesserà la vita del copiere e del panettiere. E per mezzo di questo Dio ti darà sempre di più, portandoti fino al palazzo del Faraone. Dove riceverai una sapienza così straordinaria da poter amministrare delle cose sempre più grandi, fino al punto di non avere limiti. Gloria a Dio, scenda la benedizione di Giuseppe sulla tua vita stasera. Dio aggiunga, Dio aggiunga alla vita tua. Gloria al Signore. Dio ti dia stasera ciò che neanche immagini, talmente che non le immagini neanche lo chiedi. Ma Dio sta per darti ciò che non hai chiesto, perché tu hai chiesto il regno di Dio, hai chiesto di fare la sua volontà, hai chiesto di conoscere il suo nome, hai chiesto che il regno di Dio si possa estendere. E allora preparati a ricevere ciò che neanche hai chiesto, ma Dio andrà oltre e ti stupirà con la grazia che scenderà su di te. Gloria al Signore. Tu predicherai le cose di lassù e riceverai le cose anche quaggiù, gloria al Signore. Preparati a ricevere dal Signore ancora salute, e gli può aggiungere anni di vita. Dovunque ci sono sentenze di morte, Ezechia, devi morire. Ezechia, preparati a incontrare il tuo Dio. Ezechia fa il testamento, metti a posto le, le cose di casa tua. E mentre quest'uomo piangeva, Dio disse a Isaia, vai di nuovo, ho cambiato idea. Ti saranno aggiunti 15 anni alla tua vita. Dio aggiunge salute alla vita tua. Dio aggiunge salute alla tua vita. Gloria al Signore. Alleluia. Dio aggiungerà anni di vita, tu non morirai. Gloria a Dio, chiesa, preparati a ricevere nuovi ministeri. Dio alzerà ancora uomini e donne che vogliono servire il Signore, come fu aggiunto Mattia. Dio aggiungerà anziani, diaconi, pastori, ministri affinché l'opera di Dio si possa estendere sempre di più. E Dio aggiungerà anime, alleluia. Come avveniva a Gerusalemme e 5.000 e 3.000 e migliaia, una folla numerosa venne aggiunta al Signore. Gloria a Dio. Alleluia, sposta pure i tuoi confini. Chiesa del Signore, Dio aggiungerà nazioni. Avremo a che fare con altri popoli, altri ministeri, con altre culture. Alleluia, non per scontrarci, ma per collaborare, per crescere e collaborare assieme. Chiedimi e io ti darò nazioni. Gloria al Signore. Chiese del Signore, preparati perché Dio sta aggiungendo la sua potente testimonianza ai nostri sforzi, alle nostre strategie deboli, che a volte fatichiamo tanto ed accogliamo poco, ma sta per arrivare l'aggiunta della testimonianza del Signore. Con segni, miracoli e prodigi, ogni opera potente e con i doni dello Spirito, il Signore sta rivestendo la Chiesa spiritualmente. Alleluia, non ci sarà lingua che potrà confutare l'opera del Signore, non ci sarà cuore così duro da non spezzarsi davanti alla parola di Dio e il regno di Dio avanzerà all'ultima raccolta: sarà una raccolta gloriosa, l'Evangelo predicato ad ogni creatura. Non ci sarà religione, non ci sarà idolatria né mago né ciarlatano, nessuno potrà opporsi alla sapienza del Signore. Signore, manifesta, aggiungi alla testimonianza della Chiesa la tua testimonianza, Signore. Aggiungi la tua presenza, fa la differenza ancora stasera, Signore, che possiamo ricevere a piene mani. Gloria a Gesù, gloria a Gesù, alleluia.